Saint Germain ha segnato Skriniar, azione di calcio d'angolo, il pallone arriva proprio un metro da Maignan, tapin vincente di testa del calciatore ex Inter. Dunque al nono minuto il Paris Saint Germain si porta in vantaggio, peccato perché negli ultimi minuti il Milan si era fatto vedere. Avevamo raccontato prima come con Loftus-Cheek aveva impensierito in qualche modo la porta di Donnarumma, anche se sparando alto. Qui errori di chi? Ma qui era Tiziano, era da solo. Possibile. È stato lasciato completamente concepibile, solo a un metro e mezzo a un metro dalla linea di porta, in posizione centrale, Skriniar di testa mette dentro. La difesa del Milan inesistente. Tiziano, ma tu ce l'hai chiuso con la difesa del Milan o con Loftus-Cheek? Ragioniamo un attimo su questa roba. Con chi ce l'hai di più? Con chi ce l'hai di più? Con la San Siro. Sempre più forte. Azione travolgente del Milan, aveva rischiato il pari con Musà e adesso contropiede, Giroud la mette col mancino potente rasoterra, Donnarumma la respinge e Leao fa la rovesciata e non dà scampo all'ex portiere rossonero. 1-1, reazione top del Milan. E meno male che Donnarumma è sempre lui, è sempre Donnarumma. Errore di Donnarumma, errore di Donnarumma. Che l'hai respinta lì, sì, anche due. Di Leao. Grazie. Errore di Donnarumma. In questo, cioè, errore di Donnarumma, facciamo dai, così, sì. Oh, sì. Guardiamola bravura ai raggi X, no. Donnarumma fa una bella parata perché il mancino di Giroud non è facile, la rovesciata no, sotterra, è anche esatto sulla rovesciata no, dai, è Leao che fa sembrare una cosa semplice quello che non è, sì è vero, sì, però, però lì, no, lì poteva fare di più, era parabile uno, ecco, come Donnarumma con un grande portiere, poteva farsi fuori qualcosa, forse fare qualcosa di più. Leao in partita, quindi devo dire che ha fatto due azioni poco prima, e questa, quindi tutto sommato posso dire che, però quello che manca, vedo che il Milan arriva dopo sulla palla, non li vedo così aggressivi, vedo il playmaker abbia consentito al Milan di sviluppare un gioco anche in fase offensivo, e in fase offensiva pur rischiando ci mancherebbe altro, e quindi ci metterei anche Renders nel ruolo di playmaker, sì, un 6 più, nulla di trascendentale, mentre Leao merita un 7 pieno e Maignan 7 e mezzo. 7 e mezzo Maignan, 7 Leao e un 6 più Renders. E a questo punto io sono curiosa, prima di sentire gli altri cosa ne pensino, di capire i tuoi bocciati, perché secondo me ci sono, specie davanti a Maignan. Scusa, il gol che come l'abbiamo preso? Da solo scrive. Come l'abbiamo preso? Se c'ero io marcavo meglio, per dire, no? Tu per forza. Se mi marchi tu io ci sto, nel senso che non faccio gol. E quindi lo trova in Reinders, cambia completamente lato. Destra. Sta alzando un po' il baricentro, il Milan, Pulisic, il pallone al centro per Leao, che lo sfiora. Poi fa una sorta di fallo in attacco, forse su Hakimi. L'azione però continua. Bella, bella! Giroud. Crudeli non ha capito chi ha segnato. Giroud la testa. Ti giro la testa. Hai vinto, non ci posso credere, ragazzi. Il miracolo è compiuto. Vedi che io l'avevo messo tra i